Sì, volevo lo stesso contemporaneamente come Leonardo da Vinci. Cioè, è proprio un matrimonio questo. In fondo un po' matrimonio è l'accordo firmato oggi tra Treviso e Villorba. L'unione di fatto c'è già ed è Strada Ovest, quel serpentone di oltre 5 km nato come tangenziale della prima zona industriale della Treviso del boom economico ed oggi di fatto inglobata nell'espansione della città. Così da Casugana è nata l'idea di riprogettare tutta l'area, coinvolgendo imprese e cittadini. Formare dei gruppi per l'acquisto, ad esempio, di energia. Questo sarebbe già un bel inizio per cambiare proprio stile di vita e di comportamento. L'idea di Casugana è quella di pensare a Strada Ovest come ad un condominio in orizzontale. E tra le proposte del comune presentate quelle di una teleferica e di un tapis roulant lungo tutta la strada. Chiaro che se Strada Ovest è diventata, non è più una tangenziale ma è in ambito urbano, e se vogliamo considerarlo un condominio orizzontale perché possa essere un soggetto anche giuridicamente attivo e visibile anche per i finanziamenti europei, se qualora si voglia accettare, un condominio orizzontale bisogna un ascensore orizzontale, quindi mi pare che i condomini lunghi 5 km senza ascensore non vedano venduti. Proposte innovative certo, che però sono state letteralmente stroncate dai cittadini e imprenditori presenti all'incontro. Noi abbiamo le foglie in Strada Ovest. Cosa vogliamo? Cioè creare e andare in Europa come terzo mondo, non avere neanche le foglie? Tutte le decisioni sono state prese senza comunque prendere in considerazione l'opinione del cittadino. Aspetti. Vedi, sì, antenne, che la Strada Ovest di antenne quante ne ha tantissime.